Voglio capire questo modello fino a che punto è virtuoso e soprattutto è applicabile, perché questa secondo me è la mia visione leggendo, cercando di studiare questo professor Udolin che mi ha un po' rapito. Adesso mi è stata regalata anche una videocassetta con le lezioni e avrò ancora modo di approfondire di più, grazie intanto, perché sicuramente sarà utile. Perché mi ha molto colpito questo sistema, diciamo, dedicato, che è una parola importante, che ha proposto questo approccio ai problemi alcol correlati demedicalizzando del tutto il problema. Quindi questo è sicuramente molto interessante. Spero nelle vostre relazioni abbiate anche la sensibilità e forse il desiderio di relazionarvi un po' con me, magari su qualche domanda un po' più impertinente, un po' più precisa, per avere informazioni maggiori, perché secondo me sono sicura che sarà una buona occasione, diciamo, di scambio e di proposte. L'ICAT, l'Associazione Italiana dei Club Alcolici Territoriali, ha organizzato dunque questo convegno. Avremo anche delle presenze importanti, una ce l'abbiamo già, una presenza non importante, importantissima, perché sappiamo la sua passione, il suo talento e il suo impegno a livello nazionale. Emanuele Scafato è direttore dell'Osservatorio Nazionale Alcol, Centro OMS, Ricerca Alcol, Istituto Superiore di Sanità, che voi conoscete tutti, l'avete salutato tutti, quindi non ve lo devo soltanto presentare. Ma più che altro io da giornalista devo sottolineare la sua presenza forse oggi qui, quindi questo per me è molto più interessante, e poi valorizzarla al momento opportuno per far capire anche quanto è importante che ci siano degli scambi e degli ascolti reciproci. In questo paese di testimonianze isolate, di virtuosismi che sembrano assolutamente staccati dal meccanismo, diciamo, politico del paese, invece è importante che trovino finalmente una coralità, un modo per stare insieme e per far progredire il paese e farlo andare nella direzione giusta. Quindi io lascerei subito una parte introduttiva a Emanuele Scafato, che più di me può in qualche modo spiegare il lungo lavoro che si sta facendo in tutti questi anni. Sono 30 anni che credo Emanuele si occupi di questo, ma soprattutto i problemi correlati che trovano proprio origine nella cultura sociale, oggi più che mai, con uno sguardo particolare ai nostri giovani, che sicuramente sono da sempre, diciamo, il nostro futuro, ma in realtà sono in questo momento forse più fragili di quanto si possa immaginare, per una serie di motivazioni che non sto qui ad elencare. Per cui io sentirei la relazione introduttiva di Emanuele Scafato per poi dare la parola a tutti voi. Piano piano troveremo il modo per cercare di entrare nel cuore dei club, di capire veramente il vostro lavoro e di valorizzare la vostra esperienza. Questo è il mio obiettivo di questa mattina, se siete d'accordo, chiaramente, ma spero proprio di sì. Allora Emanuele, da dove partiamo? Perché ci sono talmente tante cose che possiamo dire, dai tanti dati che sono stati dati di recente proprio nelle varie manifestazioni che avete portato all'attenzione anche nostra, dei media, poi i modelli, le vostre politiche, come sono giudicati dagli altri all'estero, ad esempio, per comprendere anche tutto quello che si fa nel nostro paese, come viene visto dagli altri paesi che hanno dei modelli diversi, magari le modalità di valutazione da parte dell'OMS, se ci sono state, se ci sono. E poi chiaramente secondo me Emanuele Scafato può chiamare per nome diciamo, la prevenzione in questo ambito può avere un nome, ma può avere sicuramente anche delle applicazioni pratiche virtuose, quindi cercheremo di capire come. Grazie Annalisa, grazie, soprattutto grazie all'ICAT per avermi consentito di partecipare a questa giornata. Amici di lungo corso, come si suol dire, perché con l'ICAT io ho cominciato a collaborare fin ancora prima del 2000, quando poi nel 2001 abbiamo fatto il primo Prevention Day, il primo mese di prevenzione alcolologica. Eravamo in sette in una sala del comune di Firenze e cominciava un'avventura che ci ha portato poi sotto braccio attraverso diverse sfaccettature delle nostre rispettive attività. A me l'ICAT piace perché, voglio dire, ha un approccio completamente umanizzato rispetto a quello che magari
io come medico gastroenterologo, epatologo, epidemiologo, quello che si vuole, ho sempre avuto la massima accortezza per quella che io chiamo empatia, ma anche voi la chiamate empatia, l'ascolto riflessivo, e soprattutto l'attenzione per la persona. Quando nel 97 io sono entrato in Istituto Superiore di Sanità, la Bindi mi dette l'incarico di scrivere il primo e ultimo piano sanitario nazionale, dal 4 di agosto, quando io entrai non c'era nessuno in istituto, alla 10 di settembre provai a mettere giù quelli che erano gli obiettivi di salute. Tra quegli obiettivi di salute c'era l'alcol, era la prima volta che si formalizzavano dei target sulla popolazione con degli obiettivi, con dei dati, e lì nasceva il monitoraggio, che è stata sempre il mio pallino. L'inserimento nella legge 125 dell'obbligo da parte del Ministro della Salute di portare in Parlamento ogni anno l'andamento del fenomeno e degli interventi per la prevenzione dell'alcol dipendenza, e questo è il termine della legge quadro, sono per me il punto cardine di tutta una serie di articoli che, tra disapplicati e si possono fare, credo che sia un punto di forza. E chiaramente quando arrivo in un contesto come questo, il Ministero della Salute, che chiaramente finanzia le attività di monitoraggio e di prevenzione, non posso fare a meno di ringraziare l'AICA, tutti amici, mi conosco uno per uno, credo di intrattenere rapporti umani più che professionali e di amicizia, perché è vero che quelli sono, ci sentiamo, ci vediamo, ci scriviamo. Devo ringraziare anche, diciamo, i vari presidenti, ultimo Marco Orsega, ma anche Nello Baselice e anche chi l'ha preceduto. Io non ho avuto il piacere di conoscere Udoli, ma credo di poterlo, come si suol dire, sentire anche attraverso le azioni che io ogni giorno svolgo, e credo che molti di voi sanno a cosa mi riferisco. Essere dalla parte, diciamo, di chi soffre è importante, essere nelle famiglie come famiglie e mettere la persona come risorsa è la cosa più importante. Ho scritto un post poco fa parlando di alcol e fumo, in cui si faceva riferimento alla bomba cancerogena. Oggi è la giornata mondiale antifumo, lo sapete? Beh, io dico la parola d'ordine: pensiamoci noi, perché se noi dobbiamo pensare a quello che ci deve proteggere, credo che non andremo molto lontani. Guardate, questi sono tutti costi tangibili, non ci sono i costi intangibili che raddoppiano queste stime da parte dell'OMS. Ed è chiaro che se dovessimo fare riferimento a tutto quello che noi come Istituto Superiore di Sanità porgiamo ai decisori politici, ai professionisti della salute e ai final users, come lo dicono gli inglesi, cioè i cittadini, le persone, i numeri sono quelli che sono. Guardate soltanto la colonnina rossa, che è quella più bassa, però ti dice lo zoccolo duro dei consumatori a rischio. Negli ultimi anni, come potete vedere, il trend è moderatamente discendente, ma sostanzialmente stabile. Allora, questo tipo di fenomeno noi lo possiamo vedere in un sistema in cui non si fa nulla, si fa il wait and see, guarda e aspetta. Però i trend non sono quelli che uno si aspetterebbe. La stabilità in tutti gli indicatori che indicano appunto i consumatori a rischio, i binge drinkers, l'incremento relativo anche nell'ultimo periodo tra i giovani, sono incrementati di nuovo i consumi a rischio, ma sono incrementati anche i consumi, questo lo sappiamo perfettamente, i consumi medi pro capite. E ci sia un milione di 11-25 anni a rischio con, diciamo, questa forma di tutela che noi abbiamo, che è la legge 125, che dice: la legge tutela il diritto delle persone, in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche. Guardate, il primo comma sono i principi della Carta europea sull'alcol del 1995, che noi approvammo a Parigi, ed è una carta europea di principi che in Italia è legge, è un diritto. Ora, è chiaro che tra tutti i requisiti che la legge ci dà, ce ne sono alcuni in particolare da prendere in considerazione: informazione e prevenzione, ma con quale livello di risorse? Noi siamo partiti nel 2001 con una, diciamo, provvigione di 1.000 milioni di lire erano di lire all'epoca, a decorrere dall'anno 2001, 2.000 milioni di lire annue per la prevenzione.
Siamo a 135.000 euro per il monitoraggio oggi, e di prevenzione non ve lo sviluppo. C'è una delle informazioni più capillari, e se non perché la facciamo noi, più bella, più appealing, soprattutto per i giovani. Facciamo le campagne con il Ministero, queste sono tutte le campagne del Ministero. Non giocare con la vita, vediamoci chiaro, la vita è sempre una, alcol snaturato, con il vado nelle scuole, andiamo nelle scuole, andate nelle scuole, non perderti in un bicchiere, per anni, come front line, incontri frontali. Il 7 giugno andrò alla FIDAL perché ho 6 gruppi per ogni 30 minuti di 300 ragazzi che verranno sensibilizzati in un contesto sportivo per la Run Fest. E alternativi, vi faccio correre l'Alcohol Prevention Race, l'unica al mondo, dove 8.000 persone corrono ogni praticamente seconda domenica di aprile nel mese di prevenzione alcolologica. Come faccio? Come facciamo a far funzionare meglio la prevenzione? Io sinceramente non ho idea di che cosa si possa fare di più per controbilanciare la promozione del marketing commerciale rispetto al marketing sociale che siamo noi. Probabilmente il nostro impegno dovrebbe essere rivisto in una chiave più di, come si suol dire, attività proprio da parte nostra. Non dico di militanza, perché qui siamo tutti disarmati, pacifici e solidali. Però inserire, così come fate voi, un concetto che è quello ecologico-sociale, si può agire sulle persone, ma si può agire sulle comunità, ed è proprio interagendo con le comunità, proponendo un modello che chiaramente ci mette in condizioni di poter affrontare e contrastare quello che è il clima in cui viviamo oggi e che ci espone tantissimi fattori di rischio. Richiama quella che erano i principi della prima conferenza e ultima conferenza nazionale alcol, che fu organizzata dalla Consulta Nazionale Alcol, organo collegiale abolito da un precedente governo, che era il governo di Berlusconi. Ma non si tratta di governo, si tratta di cultura. È una cultura che non mette in evidenza la costruzione di alleanze per il benessere e la sicurezza. Io lo voglio recuperare quello slogan. Costruire alleanze per il benessere e la sicurezza, che non a caso il ministro Lorenzini nell'ultima relazione al Parlamento scrive: al fine di migliorare il coordinamento degli interventi sul territorio nazionale e in coerenza con quanto disposto dalla legge 125 per il conseguimento degli obiettivi di prevenzione, che c'era stata l'istituzione della consulta, appare sempre più opportuna l'attivazione di un tavolo di lavoro presso il Ministero della Salute, che è la camera di compensazione attraverso cui abbiamo fatto tante leggi e siamo riusciti a dare il nostro contributo per prevenire il rischio, per prevenire il danno, per prevenire e rallentare le complicanze, per prevenire le dipendenze. E chiaramente non siamo soli, né possiamo essere soli. Più ci chiudiamo e più non siamo noi l'enzima che riesce a far metabolizzare tutti quei processi che ci possono portare verso quello che è il concetto di rete virtuosa, in grado di essere persuasiva all'interno del proprio nucleo familiare, così come negli altre famiglie, perché voi siete famiglie, non siete club, siete famiglie, siete persone come lo siamo tutti noi. E da, diciamo, anch'io da padre, o in ogni caso bene o male come famiglia, sento l'esigenza di promuovere le abilità dei giovani, per cui un approccio biopsicosociale o ecologico-sociale che mette al centro la persona come risorsa e gli considera effettivamente di mettere in atto l'empowerment significa dare voce, dovrebbe essere legittimato dal livello di decisore politico. Se questo non avviene, lo dobbiamo fare noi, dobbiamo far capire alle persone che l'empowerment deve necessariamente passare attraverso noi, attraverso il nostro esempio da porgere ai ragazzi, per cercare di creare una civiltà nuova, un rinnovamento, un rinascimento di quelli che possono essere i valori essenziali che oggi come oggi sono contrastanti. Il cemento extrasanitario integrato dell'alcoldipendenza passa attraverso il controllo informale della società, che noi abbiamo perso completamente, attraverso il marketing sociale, l'empowerment, la lotta allo stigma, all'inclusione, capitale umano e volontariato, integrazione delle risorse sociali. Questo è il mio concetto di approccio ecologico-sociale, che molto probabilmente Udolin
aveva già considerato, non con queste parole, ma nel suo intento c'era questo tipo di valutazione. Io non sono un cultore, né ho studiato Udolin, però sento quello che ha lasciato, vedo quello che ha fatto, lo sento tutti i giorni. Allora, da questo punto di vista, è chiaro che qualcosa di nato nella persona, lì dove viene messo nelle condizioni di poter operare anche nell'ottica di una prevenzione alcol correlata ispirata a livello istituzionale. Guardate, la prevenzione alcol correlata non è mai generalizzabile. Non si può parlare di una prevenzione, diciamo così, generica, ma bisogna sempre fondare il tutto in maniera specifica sui due approcci, che è quello di popolazione generale e quello degli alto rischio, cioè dei malati, dei pazienti. Non si può fare una prevenzione unica. Oggi la prevenzione dell'alcol dipendente è estremamente carente a livello nazionale, europeo ed internazionale. Non ci sono obiettivi per l'alcol dipendenza, badate bene, obiettivi di salute ci sono per l'alcol, per la riduzione del rischio alcol correlato con consumi rischiosi e dannosi, ma per l'alcol dipendenza non c'è nulla. Quindi da questo punto di vista forse bisognerà ricorreggere il tiro e cominciare a pensare effettivamente a questo duplice approccio che noi possiamo e dobbiamo introdurre anche nelle nostre attività, mantenendo separate questi diciamo settori e parlando di un approccio che deve essere orientato per sesso e per età, consumo di alcol o uso di alcol, sono due cose differenti. Assolutamente, nella relazione, l'approccio di popolazione e l'approccio sulla relazione alcol-persona non è ambivalenza, significa riuscire a utilizzare le migliori risorse per l'uno e per l'altro, perché bisogna assolutamente essere in grado di contrastare nella curazione culturale del rischio, che chiaramente noi abbiamo conosciuto di recente attraverso la Joint Action RARA, ad esempio. Noi abbiamo stabilito come consenso europeo che la comunicazione istituzionale non dovrà evidenziare e potenziare effetti positivi dell'alcol sulla salute. È un effetto di quello che 32 Paesi membri hanno costruito attraverso 3 anni di progettualità. Sono necessarie linee separate per uomini e donne e per gli anziani, perché gli anziani sono una priorità oggi negletta non solo sull'alcol. Noi siamo uno dei paesi più vecchi, sull'invecchiamento non si fanno granché, sulla demenza, sull'Alzheimer, su tutte quelle patologie in cui, in un'età in cui effettivamente c'è un deficit e chiaramente l'incremento delle malattie, l'alcol influisce. Infatti il 45% degli anziani oltre 65 anni maschi è a rischio, è la massima proporzione che noi registriamo in Italia, è una piramide, ma effettivamente gli alcol dipendenti stanno in cima. 72.000 alcol dipendenti, qual è la prevenzione scientifica? La prevenzione specifica, inderogabile la relazione di una rete alcolologica, la valutazione dell'efficacia del trattamento, e a mio modesto avviso è centrale la partecipazione dei club ai programmi, perché voi lavorate con il Servizio Sanitario Nazionale, la collaborazione è riportata in relazione al Parlamento. Ma è importante che venga valorizzato, come dice la legge 125, il vostro ruolo, e che voi stessi possiate porgere anche a livello di decisori politici delle competenze vere che possa consentire l'approccio ecologico-sociale di poter essere usato come risorsa. Ma sta a voi, non aspettatevi di essere chiamati, dovete essere voi a farvi parte attiva e proponente di un sistema che può portare bene o male a far emergere questa iceberg sommerso dove i 700.000 persone aspettano di ricevere almeno una forma qualsiasi di trattamento che oggi non viene loro attribuita. Le azioni ce le dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è un approccio integrato chiaramente, ma è anche vero che rispetto a queste 10 azioni l'OMS dice: attenzione, identificazione precoce, intervento breve e soprattutto il trattamento per l'alcoldipendenza sono quelli più efficaci e quindi sono quelli che costano anche di meno. Linee guida e incremento della consapevolezza si basa sull'aiuto alle persone a cambiare, help people change, si basa sull'informazione della popolazione generale e soprattutto sulla formazione dei professionisti, perché se andiamo a vedere i gap esistenti a livello europeo
Noi sappiamo che solo il 31% dei medici sa di conoscere che cos'è lo strumento di screening, le tre domande da fare al paziente. Soltanto il 37% conosce il concetto di intervento breve e quindi lo implementa. In Italia siamo ultimi per formazione del medico di medicina generale e su questo bisogna agire anche attraverso i corsi di sensibilizzazione, che devono essere però calati in un contesto socio-sanitario, perché chiaramente la salute ha le sue competenze, voi avete le vostre competenze, ma per far riconoscere determinate cose bisogna creare qualcosa insieme. Siamo bravissimi nel monitoraggio e nella sorveglianza. Sul marketing delle bevande alcoliche siamo un pochettino deficitari, stiamo in mezzo tra i bravi e i meno bravi. Sulle politiche dei prezzi preferisco stendere un velo pietoso e su quello che riguarda purtroppo la risposta del servizio pubblico siamo al minor voto, diciamo, dato rispetto a tutti gli altri. Che significa? Eppure la public health response, la risposta pubblica, è la principale. Se noi abbiamo i 72.377 alcolisti in carico ai servizi, con l'1% di nuovi alcoldipendenti che ha meno di 19 anni e il 10,4% a meno di 30 anni, con una spesa farmacologica convenzionata di 8 milioni di euro l'anno, negli ultimi periodi, negli ultimi 8 anni è di circa 60 milioni, sappiamo che il fenomeno è questo. E il fenomeno, diciamo, di questa portata, che secondo le nostre proiezioni ci porterà ancora di più in avanti ad incrementare per fortuna gli alcoldipendenti in carico, perché devono arrivare a 700.000, ma il servizio e il sistema reggerà? Io credo di no, perché già da adesso il sistema è caratterizzato da 499 servizi, 4.000 unità di personale, solo il 20% completamente addetto, che significa che l'80% non si dedica completamente all'alcoldipendente. E questo, voglio dire, ha una sua ripercussione. Il volontariato, voi come CAD, come Alcolisti Anonimi o come altro, hanno collaborazioni attive in tutte le regioni, con una percentuale che varia dal 50 al 40% in ogni caso di programmi che viene svolte nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi voi siete già accreditati come tali nel Servizio Sanitario Nazionale. Ma il trattamento, guardate l'estrema variabilità, il trattamento farmacologico va dal 7-8% del Friuli Venezia Giulia o dal 5-7% nella provincia autonoma di Trento al 53% della Val d'Aosta, al 47% della Emilia Romagna. Perché? Perché non ci sono linee guida? Perché non esiste una valutazione dell'efficacia del trattamento? Perché io sto pagando 8 milioni di euro in farmaco, ma qual è l'efficacia del trattamento? A fine anno quanti sono gli alcoldipendenti migliorati, peggiorati o invariati? Che cosa stiamo pagando? Allora, è chiaro che rispetto ai servizi per l'alcoldipendenza le considerazioni sono tante, ma è importante stabilire quanti alcoldipendenti ricevono un trattamento. Secondo l'OMS, l'Unione Europea, il 28% degli alcoldipendenti. Non so se questa sia la quota ottimale. E valutazione efficace del trattamento, approcci di cura e impiego esclusivo di risorse, rete e management, fanno emergere un profilo di sostenibilità del sistema che va analizzato, perché nel prossimo futuro, anche in presenza di risorse tutto sommato finite, io credo che il sistema avrà dei grossi problemi. Già oggi gli operatori fanno fatica, si ritrovano con un doppio di alcoldipendenti, perché le risorse di personale quelle sono, aumentano gli alcoldipendenti, il personale è lo stesso, fine delle trasmissioni, dedicano molto meno tempo alla persona e quindi meno opportunità di salute. Incrementare la consapevolezza è importante, certo, rimuovere lo stigma che vede ancora l'alcoldipendente come un vizio, no? Come un vizioso, ed è per questo che qualche anno fa noi avevamo fatto un finale migliore con tutte le società scientifiche, a stimolo dei decisori politici, perché c'è la necessità di un finale migliore per queste persone. Ed è ovvio che la prevenzione come continuum, come si fa a passare realisticamente dall'alcoldipendenza all'astinenza, è un percorso che la persona deve fare e deve essere sostenuto, diciamo, contrattando anche degli obiettivi realistici. Il consenso europeo
oramai è costruito. C'è tutta una serie di indicazioni per i decisori politici che possono, e sono state incluse anche nella relazione al Parlamento, dal gruppo in cui voi stessi siete parte attiva, insieme a Maria Migliore, a Liliana La Sala, a Valentino Patursi, a vari altri che costituiscono il gruppo per la relazione al Parlamento. La conclusione è questa, signori: bisogna presidiare la salute. La questione dei vaccini ci ha dimostrato di recente che è importante presidiare la salute, perché è importante rendere indispensabili le risposte alle minacce della salute emergenti. L'alcol è una minaccia emergente ed è un cofattore di numerosi altri fattori di rischio, e ha un valore aggiunto questo tipo di risposta e di presidio della salute per salvaguardare e controllare e migliorare lo stato individuale e collettivo. Un'azione di investimento in salute dà voce alle persone, dà voce a voi, dà voce anche alle istituzioni che sono più autorevoli, anche attraverso il vostro contributo, per cercare di moltiplicare la nostra capacità preventiva su un rischio reale che è proprio per definizione evitabile. E l'ultimo è favorire il cambiamento, è un obiettivo comune. Favorire il cambiamento, guardate, mi sentirei di dire nella società, non soltanto per questo approccio, perché se tutti quanti cambiamo un po', riusciamo a far cambiare anche gli altri, attraverso l'approccio biopsicosociale, che altro non è che una chiave, che non si può limitare solo agli ambiti selezionati di cui oggi noi ci facciamo carico qui, riferendoci all'alcol. Noi non siamo solo relazione uomo-alcol, ma siamo relazione uomo e altri fattori di rischio che oggi come oggi richiedono una risposta di salute pubblica. È una risposta che si deve avvalere anche del collegamento con delle norme che sollecitano i cambiamenti in senso salutare, perché la norma deve sempre accompagnare un approccio di questo tipo e bisogna sollecitarlo. Il tutto rappresenta il nodo dell'intervento biopsicosociale che è proposto non a caso in chiave ecologico-sociale e di sistema, coinvolgendo non solo l'individuo a rischio, ma la famiglia e la società. E come diceva Udolin, e infine vi prego di continuare. Vi ringrazio. Perché sono sicura che ci sono anche, c'è un nuovo linguaggio, c'è una necessità di parlare con parole nuove per cercare di essere ascoltati, perché indubbiamente adesso darò la parola a voi. Io faccio da 30 anni la giornalista, mi occupo di medicina, quando ero molto giovane ho condotto un programma che si chiamava Check Up, e mi hanno insegnato che non dovevo portare la voce dei medici, non dovevo in qualche modo valorizzare solo il loro lavoro, ma dovevo portare l'esperienza delle persone al centro dell'attenzione. E da lì che bisognava cominciare a partire. Era quello il punto centrale, perché soltanto ascoltando le persone, avendo un atteggiamento empatico autentico, ascoltando e imparando dagli altri, si può arrivare a una comunicazione efficace ma vera, soprattutto. E il vero grande problema è proprio lì: cercare di ascoltare, di avere l'umiltà anche di non sapere, che è un altro grande elemento fondamentale. Ed è per questo che io continuo questa mia ricerca del sapere, lasciando la parola a voi, però non posso farlo prima di devo salutare Maria Costanza Cipullo, che è arrivata nella nostra comunità, perché questa mattina siamo una grande comunità della Direzione Generale dello Studente, integrata integrazione e partecipazione MIUR, che vorrei invitare accanto a noi, se vuole accomodarsi vicina, io la metto da quest'altra parte, se lei è d'accordo. Vorrei invitare Manfredo Bianchi intanto a salire. Sappiamo che è un membro del club, è vicepresidente AITEC, servitore insegnante. Ho cercato di capire servitore insegnante cosa significa, ho cercato di valorizzare al massimo queste parole che mi sembrano fondamentali, e quindi vorrei dare a lei la possibilità di parlare, di portare la sua esperienza. So che ha dei punti precisi da portare alla nostra attenzione, ma io lo metterei subito sul discorso del benessere che può dare la famiglia intorno a questo grande ragionamento dell'alcolismo. Prego. Sono Manfredo, vicepresidente AICAT, membro di club e servitore insegnante, e vengo dalla Toscana. Come ho visto nei punti di cui dovevo parlare, non avevo ben capito se dovevamo fare un'intervista qua sopra oppure andare da
così. Guardi, se lei mi permette, io le farò delle domande, dipende solo da voi. Volentierissimo. Lei intanto comincia a parlare, io la seguo. In una esposizione molto semplice, io quando sono arrivato al Caleb 22 anni fa, sono arrivato dopo vari ricoveri ospedalieri con una diagnosi di alcolismo cronico a 30 anni. Quindi, ovvero destinato quasi a morte certa, o comunque scarto, rifiuto della società, o non so bene quale altra definizione avrei potuto dargli. Poi da là sono entrato nel club con la famiglia e ho capito che non era un alcolista cronico, era una persona con problemi alcol correlati, e già la cosa ha iniziato a migliorare. Andando avanti ho scoperto che i problemi non vuole averceli nessuno, e allora forse è meglio avere qualche sofferenza, e quindi avere se una persona delle sofferenze correlate che poi si sono trasformate in sofferenze esistenziali, mi ha normalizzato, e questa normalizzazione mi è servita a mettermi sul piano di tutte le altre persone della comunità. Quindi non sentirsi più al di sotto, non sentirsi più non degno di aprire bocca, di parlare, di esprimere ciò che pensi, ma essere un cittadino come tutti gli altri. Questo ha fatto in modo che potessi riprendere la posizione familiare, la posizione lavorativa, la posizione piano piano nella comunità dove vivo. Naturalmente, ora detta così, sembra una cosa fatta in un quarto d'ora. No, in realtà sono stati anni di specchio con le altre famiglie, che ho detto anche poco tempo fa al nostro congresso di Assisi, io credo quello che sostanzialmente mi ha salvato è stato l'amore delle altre famiglie nei confronti della mia. Non c'è una vera e propria intervista, ma più che altro c'è la volontà di far comprendere che un servitore insegnante, se ho ben capito, mi aiuti, è una persona preparata che ha il compito di facilitare la comunicazione, per cui io vorrei che adesso lei uscisse da un attimo dalla sua esperienza personale e mi mostrasse quella degli altri, come è riuscito poi con la sua esperienza, con la sua sensibilità, perché è di questo anche che stiamo parlando. Lei ha detto una cosa bellissima, io l'amore verso la mia famiglia mi ha dato ancora la forza, il coraggio. Ci sono degli elementi, secondo me, che sono fondamentali in ogni storia, perché ogni storia è probabilmente profondamente diversa dall'altra. Per cui la sua, adesso, quello che lei, il suo contributo che sta dando, che cosa, secondo lei, sta diventando sempre più chiaro nel suo percorso di servitore, di lavoro proprio, perché questo è un lavoro di comunità molto forte e molto diverso da quello che uno si aspetta, perché non è fatto tra persone uguali, non so come dire, siete tutte persone con diverse sensibilità, con diverse esperienze, con storie complesse alle spalle e con ancora un po' di paura negli occhi, quella c'è ancora, però che secondo me a quella paura si aggiunge quella speranza, quella forza, quella determinazione che secondo me lei trasmette alle persone che incontra. Me la racconta un po' un'esperienza forte che secondo lei è risultata virtuosa nel suo percorso? Un'esperienza forte, ma sa, l'esperienza forte già è andare tutte le settimane al club, quindi per me questa è già un'esperienza fortissima. Perché ogni settimana c'è qualcosa di nuovo, c'è sempre. E poi prima ha parlato di paura, sì, un po' di paura c'è sempre. Io credo che chi non ha paura è un incosciente, quindi insomma un minimo di paura è anche salutare. Esperienze ce ne sono tante, io una esperienza per tutte. Io dico sempre che alle famiglie che arrivano al club, come molto probabilmente anche a me, andrebbe fatto una fotografia la prima sera e una fotografia dopo 6 mesi, perché dopo 6 mesi c'è, a parte il colorito della pelle che cambia, ma c'è anche tutta un'altra serie di rilassamento nella faccia, nel viso, nel comportamento. Cioè, sono persone che mostrano un'immagine completamente diversa a distanza di pochi mesi. Poi esperienze di famiglie particolari, cioè, ce ne sono tantissime, ci sono per esempio famiglie che arriva prima la famiglia senza, diciamo, tra virgolette, il diretto interessato, anche se poi i diretti interessati siamo tutti, che
c'è la possibilità, e c'è la possibilità di riallacciare veramente delle relazioni importanti e capire che le famiglie stesse, come è capitato a me, io non credo di essere una mosca bianca, che le famiglie da famiglie bisognose diventano delle risorse della comunità grandissime, diventano delle persone, delle famiglie sensibili, disponibili per il territorio e soprattutto all'accoglienza, l'accoglienza di qualsiasi sofferenza. Il club per me, se dovesse dire il club è il ruolo di servitore, la parola è accoglienza, senza nessuna forma di pregiudizio, senza nessuna forma di... L'applauso. Liliana Sala, che è stata rubata, diciamo, alla platea e portata invece da quest'altra parte, sappiamo tutti che diciamo, è un direttore della prevenzione dipendenza e salute mentale della Ministero della Salute, quindi è una persona autorevole che abbiamo la fortuna di salutare, di ascoltare, magari fosse possibile, soprattutto per capire in merito alla prevenzione sull'alcol le linee del Ministero. Questo per me sarebbe molto utile, andare avanti così. Prima di tutto desidero invitare qui anche la dottoressa Maria Migliore, perché la dottoressa a questo punto adesso a questo punto siamo tutti che invitiamo tutti, perché la stiamo invitando una persona qualunque. Lo so benissimo. Stiamo invitando la dottoressa Maria Migliore, che è il collaboratore dell'ufficio, il medico che segue specificatamente la parte sui problemi, sull'uso rischioso e dannoso di alcol, perché questo me l'ha insegnato lei, che non si dice abuso, si dice uso rischioso e dannoso, quindi è giusto che ci sia anche lei e che magari anche lei dica qualche cosa sulla sua attività di questi anni, perché io sono arrivata l'anno scorso, ma la dottoressa Migliore è lì da ben prima di me. Poi in platea abbiamo anche la dottoressa Magliocchetti, che è là in fondo, alza la mano, che è un'altra collaboratrice dell'ufficio. Non la invito, lo dico io quello che direbbe lei, anche perché non ci sono più sedie. E comunque, insomma, quello che voglio dire è questo, cioè la prevenzione non è un'operazione di polizia sanitaria. Non si fa imponendo e obbligando, la prevenzione, quella vera, andrebbe fatta educando e accogliendo. Quindi in questo senso la prevenzione è mamma proprio, è donna, perché andrebbe basata su tutta una serie di attività che vanno nel senso di promuovere, educare, accogliere, scambiare le proprie idee, e in questo io credo moltissimo. Consapevolezza dei rischi, zero, non si riesce. E poi l'altra cosa sulla quale bisognerebbe lavorare è il fatto di metterli in condizione di vedersi in prospettiva, cioè cercare di capire io che cosa sarò tra 10 anni. Questo anche è molto difficile, la prospettiva, la lungimiranza, che era una caratteristica dei grandi strateghi dell'antichità. Napoleone era fortissimo perché era lungimirante. Questa lungimiranza che i giovani non hanno, questa capacità di vedersi in prospettiva, è un'altra questione sulla quale bisogna lavorare. E poi la terza, direi, ecco, ce n'è una terza, cercare di far capire che il fatto di condurre degli stili di vita salutari è una questione di responsabilità verso se stessi e verso gli altri. Quindi su questi tre filoni io penso che bisogna lavorare, questo in generale per quel che riguarda la prevenzione. In particolare poi, e qui lascio la parola alla dottoressa Migliore, il Ministero della Salute, come sapete, ha una serie di responsabilità che gli derivano dalla legge del 2001, dalla legge quadro, e che ineriscono la relazione al Parlamento, quindi la raccolta dei dati, il lavoro con le regioni, per l'organizzazione dei servizi. E in tutta questa attività l'AICAT, ma anche le altre associazioni, hanno un ruolo fondamentale, perché è evidente che l'associazionismo può
portare effettivamente la bandiera su questi temi, magari più di quanto non siano in grado di farlo i servizi pubblici o privati. Diciamo che l'associazionismo ha una marcia in più in questo senso e deve lavorare su questo ambito. Allora io lascio la parola alla dottoressa Migliore, chiaramente. Invece vorrei entrare un po' più dentro quello che è la relazione al Parlamento, perché effettivamente il Ministero della Salute ha tra i suoi compiti anche quello di indirizzare le scelte politiche, e quindi la relazione al Parlamento è uno strumento estremamente importante e sensibile per certi versi a far emergere le problematiche nell'ambito, ovviamente in questo caso, dell'alcol, e quindi deve offrire al Ministro della Salute, ma anche a tutto il Parlamento, quelle che sono le criticità, ma anche quelli che sono gli svolti positivi che si sono ottenuti in seguito alle iniziative politiche che sono state messe in campo. Ovviamente in questi ultimi anni si è voluto utilizzare questo strumento nella maniera più efficace possibile. In altri anni forse era uno strumento che veniva utilizzato prevalentemente per una raccolta dati e basta. Invece in questi ultimi 3 anni devo dire che grazie alla collaborazione di molti componenti del gruppo di lavoro che è stato istituito presso il nostro ufficio, nel quale ovviamente fanno parte, oltre a fonti istituzionali che ci forniscono i dati, come l'Istituto Superiore di Sanità, l'Istat e via dicendo, ci sono anche ovviamente le rappresentanze dell'AICAT e dell'Associazione Alcolisti Anonimi. Questo per noi è estremamente importante, perché ci rendiamo conto che due cose: la loro importanza nella collaborazione con i servizi pubblici, che è assolutamente incontestabile, ma la seconda cosa è che fino ad oggi, forse ancora fino ad oggi, non sono messi in luce a sufficienza. È invece il caso di farlo, e se la relazione al Parlamento è lo strumento idoneo, ben venga. Ecco perché li abbiamo voluti con noi e ci stanno fornendo veramente un grande aiuto proprio per far emergere questa realtà, che spero che poi nel futuro diventi sempre più, diciamo, affiancata a quelli che sono il lavoro che si svolge all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Io mi fermerei qua, non vado oltre, perché mi sembra di aver sottolineato quello che a me preme molto, soprattutto in questi ultimi tempi, insomma, proprio questo di far emergere questa realtà che non è stata sufficientemente evidenziata negli ultimi tempi. Va bene, grazie. Invece questo incontro intenzionale, comunque di valorizzazione, perché mi sembra proprio che il lavoro che stiamo cercando di portare all'attenzione di tutti è proprio il vostro, è quello che va valorizzato, va capito anche quanto vi siete spesi, quanto potete essere di aiuto e integrati in un sistema, diciamo, anche di prevenzione ufficiale. Quindi io vi ringrazio moltissimo. No? Io adesso vorrei che portasse la sua voce, la sua esperienza e soprattutto la sua osservazione, la vostra attenzione. Prego. Tanto buongiorno, grazie di questo invito. Vengo da parte del Ministero dell'Istruzione e noi lavoriamo insomma da anni su queste tematiche, sulla prevenzione in particolare. E con la dottoressa Liliana ci conosciamo, perché noi tra Ministero dell'Istruzione e Ministero della Salute abbiamo un protocollo d'intesa dove cerchiamo di promuovere salute, e una nota in cui praticamente il direttore generale nostro dell'istruzione e della salute hanno condiviso un percorso di prevenzione e di sostegno appunto alla promozione della salute. Però la cosa che mi ha colpito e continua a colpirmi, che ogni volta in cui andiamo in riunioni, convegni dove si parla di alcol, di droga, di gioco d'azzardo,
Adesso abbiamo anche ragazzi che fanno uso di farmaci senza prescrizione medica, sta aumentando questa cosa. E abbiamo poi l'uso combinato di alcol, droga, quindi c'è una situazione abbastanza complessa, quella che io mi rendo conto che è da lontano che partiamo. Cioè noi oggi come adulti parliamo, cerchiamo di intervenire, di supportare l'adulto, no? In questi convegni, in queste situazioni di confronto. Però in realtà sì, ho preso appunti su quello che diceva il signor Manfredo, questo senso di solitudine, non sentirsi capiti, l'incapacità della relazione vengono da lontano. Vengono da quei ragazzi che giustamente adolescenti, bambini, hanno questi deliri di onnipotenza, ma perché fa parte dell'età, è tipico il non aver paura, ma lì però c'è un buco, secondo me. Io credo che gli adulti debbano riprendersi le loro responsabilità. Io vengo dalla scuola. Allora, nella scuola purtroppo, proprio ieri parlavo con delle insegnanti, parliamo con i dirigenti, noi abbiamo sempre questo confronto continuo con la scuola, in realtà sembra che noi dobbiamo fare altro che tirare per la giacchetta sia uno che l'altro. E qui abbiamo situazioni dove i docenti lamentano famiglie inesistenti e che iperproteggono i loro figli. Abbiamo genitori che lamentano docenti non competenti, non preparati. Allora, secondo me questa è una riflessione importante. Quelli che sono le difficoltà che si incontra, oggi sempre prima, nel senso che mentre prima l'adolescente aveva 15, 16, 17 anni, oggi ci siamo spostati verso i 12, 13. Il primo drink, sappiamo, abbiamo fatto, lo bevono a 13 anni. A 13 anni, 15 anni vanno in discoteca, fanno le 2, le 3, le 4 la mattina, ma anche piccoli, e vengono continuamente esposti e sollecitati a sostanze di cui loro non conoscono l'effettiva gravità e i danni che possono provocare alla salute. Quindi secondo me la riflessione da fare è su un'informazione che manca e che va data sicuramente non solo ai ragazzi nelle scuole, ma va data coinvolgendo, e qui ritorniamo al discorso importante della famiglia, del lavorare insieme, lavorare in rete, perché al centro c'è questo ragnetto, dico io, di questa rete, ma che è debole e che noi dobbiamo sostenere come famiglia, quindi come genitori, come adulti, come docenti, come mass media, perché anche lì abbiamo poi delle contraddizioni continue, no? Lo vediamo anche all'osservatorio del GAP, lo vediamo del gioco d'azzardo, lo vediamo sull'alcol, sul fumo. Quindi ci sono anche degli elementi di discordanza che arrivano ai ragazzi. Abbiamo degli esempi di adulti che non sono adulti, che sentono la responsabilità del loro ruolo. Quindi secondo me bisognerà lavorare insieme per aiutare i ragazzi nel momento di fragilità in cui la relazione e la comunicazione fanno acqua. Lei ha ragione quando dice che ci sono problemi di comunicazione, capacità di ascolto che non c'è. Allora su questo secondo me è la partita su cui noi dobbiamo, ce la dobbiamo giocare, riflettendo che come adulti dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e che i genitori facciano i genitori, i docenti facciano i docenti, che ci sia un accordo tra adulti, perché l'obiettivo ultimo è il bene dei ragazzi. Quindi è vero che noi oggi qui stiamo parlando di situazioni in cui è l'adulto, no? Che si reca e fa un percorso di cura e di sostegno in un ambito familiare, ma già un adulto. Noi dovremmo cercare di lavorare insieme prima, sanità e istruzione, per arrivare a colmare lì dove oggi queste testimonianze ci dicono dov'è il fulcro, dov'è il problema. E su questo insomma ci rendiamo conto che in realtà è un problema proprio di dipendenza che va al di là poi alcol, droga o altre sostanze
che purtroppo girano e girano troppo facilmente. Un'ultima cosa, poi concludo. Il ritorno al rispetto delle regole. Dietro a tutto questo ci sono delle norme che devono essere rispettate e che dovrebbero anche, visto che oggi abbiamo dei dati in più che ci permettono di fare delle valutazioni sui danni, anche modificate eventualmente. Però ecco, la legalità, tornare alle norme, ribadire che esistono delle norme, e le norme non sono restrizioni e costrizioni, ma sono cautela. E questo è un messaggio che deve arrivare. Purtroppo lo sappiamo, i ragazzi, come parli di norme e di regola, immediatamente svicolano. Però secondo me il passaggio è che spesso noi abbiamo dato e abbiamo rimandato il senso della regola come qualcosa di coercitivo, qualcosa che ci limita. In realtà bisognerebbe, questo nelle scuole, dovremmo cercare di farlo di più, la regola è, è una regola che cautela, è un aspetto positivo che cautela chi è più debole e che andrebbe rispettata proprio per questo. E poi per il resto vi dico, noi stiamo lavorando su diversi progetti, abbiamo fatto progetti su educazione stradale legata all'alcol, quindi su tutti quelli che sono i rischi dell'assunzione dell'alcol quando si guida, ma in generale, proprio perché l'alcol abbassa la capacità di comprendere quelli che sono i rischi, ma questo è con le droghe, con il dipartimento anche delle politiche antidroga stiamo buttando giù un progetto proprio sulle dipendenze, ma che parte dai bambini dell'infanzia. Ma non perché parliamo un po' di alcol o di droga con i bambini dell'infanzia, perché cerchiamo di dargli degli strumenti di conoscenza, di cautela, di comprensione, di regole, che sono quelle che fanno un cittadino consapevole, informato, che si sappia relazionare con gli altri, soprattutto in buona salute. Facciamo 5. Allora, la cosa fondamentale però in questo momento è imparare da modelli virtuosi. Allora, grazie a Martino, che è qui, vero? È giovane, me l'avevano detto che era giovane, ma non pensavo tanto giovane. Accomodati, grazie. Adesso è l'altra testimonianza, perché il club è una comunità, come abbiamo capito, multifamiliare, che fa parte, diciamo, di una comunità territoriale, dove si costruiscono intese, sono relazioni vere e proprie. Allora, grazie. È stata molto piccola, ha cominciato a frequentare il club, ho capito bene? Un anno fa. Però c'è tutta una storia personale, non so se la vuole condividere con noi, che può portare alla nostra attenzione, ma sicuramente può farlo con un linguaggio diverso, sicuramente con una partecipazione emotiva diversa. Io vorrei cogliere anche questo aspetto. Prego. Salve a tutti, sono Grazia Martino, 14enne, studentessa presso il liceo scientifico Generoso De Rogatis di San Nicandro Valcanico, provincia di Foggia. E sono qui oggi per parlarvi della mia esperienza. All'incirca un anno fa non avrei mai pensato che sarei arrivata a parlare liberamente di me, di quello che vivevo, del problema di mio padre, anche perché tutto questo mi faceva vergognare. Fin da piccola non ho mai potuto capire come fosse realmente, poiché un giorno mi sorrideva, mi abbracciava e un altro non mi neanche guardava, e piccola come ero, 7-8 anni, non potevo capire cosa ci fosse dietro tutto questo. Qualche tempo dopo però tutto mi era chiaro. Mio padre faceva uso di alcol. Ripeto, la situazione mi era chiara, ma intorno a me vedevo solo buio. Io e chi mi era accanto vivevamo preoccupazioni, ansie e dolori, e la speranza era ormai persa. Ma è nel buio più totale che trovi la luce, nella notte più buia che trovi la stella. La mia luce, la mia stella è stata il club. Non potrò mai dimenticare il mio incontro, non sapevo che da quel momento la mia vita sarebbe cambiata. All'inizio avevo paura che parlare degli episodi legati all'alcol che vivevo potesse farmi male. Non sapevo che in realtà era proprio questa la cura. Non mi piaceva nemmeno l'idea di doverne parlare con degli estranei. Qui però la cosa ha preso il verso giusto. Qui ho capito che quello che stavo facendo doveva essere in primis per me, per stare bene io. Di conseguenza sarei riuscita nell'indago di aiutare papà. Era tornata la speranza.
Ogni incontro al club portava con sé qualcosa di speciale. E quante cose sono cambiate definitivamente, quante cose ho scoperto di avere in comune con quelli che definivo estranei, ora sono importanti per me. Ma maggiormente sono sbalordita da come anche il solo parlare possa aiutare a risolvere parte del problema, dei problemi. Il club mi ha fatto crescere, mi ha fatto capire che in qualunque campo è importante esprimersi, chiarirsi. Solo così si può arrivare a qualcosa. Parlare è il primo passo verso qualunque traguardo. Infatti da un anno a questa parte vivo meglio. Riesco a relazionarmi, capirmi meglio, capire e interpretare le cose in una maniera più giusta. E sono arrivata alla conclusione che parlare è la cura per l'anima e che il silenzio è tipo una forma di sofferenza che ci infliggiamo, che i flussi di coscienza sono la terapia per vivere meglio. E delle volte la mia mente va a ritroso, in quei giorni buoni, in quei periodi che sembrano ormai distanti, e non sempre riesco a credere che il mio presente sia presente, ma è tutto reale. Sono qui a raccontare che mio padre ce l'ha fatta e non abbassa mai la guardia, perché è facile cadere, il problema è rialzarsi. Posso dirlo perché ogni sua caduta era anche mia, perché gli sono stata accanto e gli sarò accanto, ed ogni sua caduta sarà anche mia, sempre. La vergogna che provavo oggi orgoglio, non è facile uscirne, astenersi, ma non è impossibile, e mio padre, il mio eroe e tanti altri ne sono la conferma. Chi fa parte del club sa che non è solo, sa che certe paure possono essere superate e che per ogni sconfitta ci sarà la vittoria. Concludo dicendo grazie a mio papà, a te papà, che mi hai fatto capire tante cose, che ad ogni errore cerca di rimedio. Grazie a te e a tutto quello che abbiamo vissuto e superato assieme, a quei dolori che mi aiuteranno un giorno ad essere una persona migliore, una donna migliore. Nella mia vita prendere esempio da te, che ad ogni lacrima sei tornato a sorridere, che ad ogni caduta hai trovato la forza di rialzarti. Prendere esempio da te, che hai dimostrato quanto vali alla tua stessa persona. Grazie, ti voglio bene. Hai scritto col cuore, che è ancora più raro, però hai parlato di te, dei tuoi sentimenti, delle tue emozioni, hai detto una cosa difficilissima, ti sei svelata, ed è una cosa molto rara, che mostra secondo me il valore straordinario e il potere dei giovani. E io mi piace molto in questa giornata in cui dobbiamo parlare di modelli giovanili che bevono senza pensare, senza capire quanto stanno ferendo la propria vita, invece parlare di modelli belli come quello che hai portato tu a noi, modelli di sentimenti, di emozioni, di persone che provavano vergogna, adesso provano orgoglio, e noi siamo orgogliosi di te, di tutto il lavoro che hai fatto su te stessa e del coraggio che hai trovato, e adesso è anche della forza che troverai nel comunicarlo agli altri, perché il tuo è un modello virtuoso di profondità e di serietà giovanile. Grazie. Grazie. Grazie davvero. Se è bello, se mi faccio dentro la Commissione Affari Sociali alla Camera, lo posso invitare accanto a me, per favore? Io l'ho fatta entrare proprio nel momento di rara emozione. Però lei questo grande lavoro lo conosce già, lo segue, lo rispetta, secondo me, da uomo e da politico, per cui lei saprà dire delle cose proprie e opportune, non si aspetti da me delle domande illuminate, perché non è quello che vogliamo delle presenze, secondo me questa mattina questo tavolo così ricco di persone attente, che hanno espresso anche parole di cura, verso il grande lavoro che si sta facendo, sono sicura che arriveranno a trasformarsi in qualcosa di virtuoso. Ne sono certa, presto. Grazie, buongiorno, grazie a tutti. La prima cosa che vi devo dire è che vi porto il saluto del ministro Lorenzin, che mi ha chiamato proprio in questo momento, che non può essere con voi, ma è impegnata per altri motivi istituzionali, però siamo a casa sua e quindi mi sembra importante portarvi questo saluto. Siamo nell'auditorio del Ministero della Salute e quindi l'attenzione e l'importanza di questa vostra presenza qua è significativa, non è casuale il fatto di aver svolto questo convegno qui presso il Ministero della Salute. L'altra cosa, sì, conosco molto bene la vostra organizzazione, la vostra associazione, ho un presidente regionale della Toscana, Franco Severi, che mi massacra quotidianamente. Sì, l'abbiamo capito, massacra tutti. E quindi come dire, sono aggiornato in tempo reale di tutto quello che fate, di quello che promuovete, e lo ringrazio perché in maniera sempre molto educata e molto attenta riesce a
far presente le cose importanti che state svolgendo. Quindi potrei dire, nelle mie due vesti, le due giacchette che ho, la prima quella di presidente del Centro Servizi del Volontariato della Toscana, del CESVIT, la vicinanza al mondo del volontariato, la valorizzazione del mondo del volontariato nelle tante forme, nelle tante modalità, è una ricchezza incredibile, straordinaria, e anche non solo in Toscana stiamo cercando di incentivarlo e di valorizzarlo dal basso. Questo è un po' il nostro compito. A breve verranno approvati i decreti attuativi della legge delega sulla riforma del terzo settore, che prevede possibilità e opportunità anche per le vostre associazioni, le vostre realtà, di poter valorizzare al massimo la vostra presenza, la vostra struttura, la vostra rete, il vostro radicamento sul territorio. Insomma, dopo 20 anni abbiamo una legge quadro di riforma del volontariato, dell'associazionismo, della cooperazione sociale, che in maniera completa cerca di essere a fianco di questa straordinaria ricchezza che abbiamo e che spesso viene utilizzata dalle istituzioni pubbliche ma non valorizzata pienamente. E questa è una cosa che ovviamente vi posso dire anche dal punto di vista del profilo del mio ruolo istituzionale. Nel mio ruolo istituzionale abbiamo messo in moto tante iniziative, non sappiamo quanto tempo avremo ancora per concretizzarle, perché il dibattito che si sta svolgendo in queste ore sembra che sia quasi terminato il nostro compito. Vedremo quello che succederà e quando saranno eventualmente le elezioni, ma io ovviamente non mollo, e quindi abbiamo ancora davanti, secondo me, qualche mese, non tanti, ma qualche mese per poter portare a compimento alcune cose importanti. Io ho letto il vostro documento, ho letto anche gli obiettivi che vi siete prefissati, a partire dalla richiesta della costituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero della Salute per governare meglio il percorso di prevenzione, informazione, comunicazione, coinvolgimento di tutti i soggetti che operano nell'ambito della prevenzione alla dipendenza da alcol, soprattutto nell'interfaccia fondamentale con i servizi delle ASL, con i servizi dei dipartimenti delle dipendenze delle ASL. Questo mi farò carico di sostenerlo all'interno del governo e quindi col Ministro della Salute, anche se Lorenzi aveva già speso una mezza parola positiva rispetto a questo tavolo tecnico, e forse potremo partire proprio dal tavolo tecnico per ipotizzare ad avere un rinnovato luogo, magari anche più formale, di un tavolo tecnico, magari nella prossima legislatura, che favorisca ancora di più in maniera più organica, al di là della valutazione tecnica, anche una valutazione di carattere politico sulla vostra presenza e sul vostro ruolo, che non è poi il solo, ma sicuramente voi svolgete una delle funzioni più importanti. L'altro argomento che ci avete posto è quella della valorizzazione delle risorse di auto e mutuo aiuto e del volontariato, che prima dicevo, nella appunto collaborazione, come dicevo prima, con il Servizio Sanitario Nazionale. Anche questo, ovviamente, voi sapete che i modelli organizzativi nel nostro paese sul sistema sanitario sono di competenza delle regioni. C'è stato un referendum, ma gli italiani hanno deciso che va bene così, e quindi la sanità rimane competenza delle regioni, quindi è competenza delle singole regioni definire modalità organizzative di collaborazione, di integrazione tra i soggetti del volontariato e i vari dipartimenti della prevenzione, in questo caso del Dipartimento delle Dipendenze. Quello che possiamo fare è trovare le modalità con le quali il Parlamento e il Governo possono spingere le regioni a valorizzare questa vostra presenza sui singoli territori. Qui ci sono ovviamente situazioni a macchia di leopardo, ci sono delle regioni che sono più sensibili, più attente, e regioni in cui questo problema è sentito meno.
succede poi in tutti i campi, quindi succede anche in questo settore. Però anche questo lo potremo fare, possiamo trovare strumenti e modalità. Inoltre un riconoscimento formale della vostra associazione credo che sia doveroso, ma starà dentro sicuramente le opportunità, come vi dicevo prima, della riforma del terzo settore. Nella riforma del terzo settore c'è un albo nazionale dei soggetti del terzo settore, quindi anche dell'associazionismo come il vostro, che avrà piena dignità, insieme a voi, perché per me è un modo di conoscervi e anche di creare una modalità di collaborazione per costruire anche progetti futuri insieme. Grazie davvero. Un cortese saluto a tutti quanti, alle autorità presenti, a tutti i partecipanti che a vario titolo sono qui oggi. E vorrei anche ringraziare certamente i rappresentanti politici che hanno accettato, hanno colto il nostro invito a questo convegno. Vorrei ringraziare i dirigenti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità che ci hanno dato la loro collaborazione per organizzare questo convegno. Un particolare ringraziamento voglio fare proprio all'onorevole Federico Gelli e alla sua segreteria che ci hanno dato una mano per essere qui in questa anche prestigiosa sede oggi. A 20 anni dalla morte del professor Vladimir Ludunin abbiamo voluto intitolare questo per noi importante convegno a lui, che insieme alla moglie professoressa Wisnia ha dedicato la sua scienza, la sua intera vita professionale, umana e familiare al lungo, faticoso e difficile lavoro in campo oncologico. Con il proprio impegno scientifico e culturale il professor Ludunin ha dato un contributo determinante allo sviluppo di tutta l'oncologia italiana, ad una visione prospettiva che ha rivoluzionato radicalmente il tradizionale approccio medico e psichiatrico. Obiettivo di questo convegno è di proporre all'istituzione, nella loro massima rappresentatività nazionale, questo modello oncologico e la rilevante e originale esperienza dell'approccio oncologico-sociale ai problemi alcol-correlati complessi, quale importante risorsa nazionale da valorizzare e sviluppare in tutta la sua ampia potenzialità scientifica, culturale, umana e sociale di promozione della salute, anche alla luce di una lettura attuale e di prospettiva futura. Il professor Ludunin ha proposto un approccio che parte dalla considerazione che i problemi alcol-correlati complessi sono le conseguenze degli squilibri ecologico-sociali della famiglia e della comunità e quindi trovano la loro soluzione e trascendenza nell'ambiente sociale che li ha generati, promuovendo un cambiamento culturale dei comportamenti e degli stili di vita e della cultura antropo-spirituale della comunità stessa. Egli ha definito questo metodo approccio ecologico-sociale ai problemi alcol-correlati complessi. Del centro c'è il clima ecologico territoriale, che è una comunità multifamiliare che sperimenta in un clima di empatia, amicizia, condivisione e solidarietà un percorso di cambiamento di stili di vita tendente alla sobrietà, attraverso la crescita e la maturazione della persona a livello emozionale, culturale, spirituale e relazionale. Un percorso che offre alle famiglie in difficoltà e in sofferenza a causa del legame con l'alcol, droghe illegali, gioco d'azzardo, la possibilità di riappropriarsi di un futuro migliore attraverso la riscoperta delle proprie risorse, capacità e maturazione di competenze. I club sono diffusi su tutto il territorio nazionale, presenti in ogni regione, sono circa 2000 e sono organizzati in associazioni regionali ARCAT e nazionale AICA. Il lavoro e l'attività dei club e delle loro associazioni sono rivolti a programmi interni al sistema verso le famiglie e i servitori insegnanti di club ed anche verso la comunità nelle sue espressioni organizzate formali ed informali e dalla società civile, proseguendo quel proficuo lavoro che aveva svolto il professor Ludunin nel coinvolgere tutta la comunità in un'opera di sensibilizzazione e promozione
di cambiamento culturale, sociale e sanitario. Allora credo che quello che io volevo rivolgere all'onorevole Celli e anche agli altri politici che noi pensavamo oggi ci fossero, ma... Ci sono, sì. Perché secondo me il fatto c'è una rappresentanza di persone così attente, secondo me restituisce comunque una dimensione di ascolto importante. L'onorevole Gelli aveva già accennato ad alcune cose prima. Dico, intanto volevamo chiedere appunto in questa ottica di valorizzazione del nostro sistema dell'approccio ecologico sociale, intanto che la legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati, che è la 125 di cui si accennava prima del 2001, nell'articolo 4 istituisce la consulta nazionale alcol, danni soppressa, la cui attività invece gioverebbe per la prevenzione dei problemi alcol correlati, accogliendo con valore, con favore la valutazione espressa dal Ministro della Salute nell'ultima sua relazione al Parlamento. L'AICA condivide e si fa parte attiva nel chiedere e sostenere l'opportunità di attivazione di un tavolo tecnico permanente, al quale sin da ora l'AICAT si propone come risorsa per tutte le finalità condivise. L'articolo 12 della legge 125/2001 sottolinea la necessità di valorizzare delle risorse di auto e mutuo aiuto, il volontariato. In un'ottica di concretezza, l'AICAT sollecita il riconoscimento dei club del movimento ecologico sociale come realtà indispensabile per garantire la migliore gestione di breve, medio e lungo termine dei problemi alcol correlati, in una stretta collaborazione con i servizi di alcolologia del Servizio Sanitario Nazionale, di cui si ribadisce l'importanza. L'AICAT si propone come risorsa attiva nel lavoro inteso a promuovere e favorire il cambiamento della persona con problemi alcol correlati e della sua famiglia, e delineare in collaborazione con le strutture del Sistema Sanitario Nazionale programmi e azioni volte a definire un'offerta di servizi e di interventi sempre più adeguata e mirata ai bisogni della popolazione, nell'ottica di prendersi cura con tutte le implicazioni di carattere eco-bio-psichico-sociali connesse. Riconoscimento dell'AICA come ente con specifiche competenze di sensibilizzazione, educazione e formazione anche con in collaborazione con il Sistema Sanitario Nazionale. I club come realtà di comunità multifamiliari negli anni hanno sviluppato e implementato competenze di sensibilizzazione, informazione, educazione e formazione finalizzate a promuovere buone abitudini e stili di vita sani, al fine di sviluppare e implementare specifiche azioni volte a migliorare il benessere della comunità e della popolazione. Nello specifico si chiede che il corso di sensibilizzazione ai problemi alcol correlati compressi sia incluso ed accreditato tra le offerte formative nazionali per le professioni dell'area sociosanitaria, per l'aggiornamento del personale della scuola e per gli studenti dell'ultimo triennio delle scuole superiori nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro prevista come obbligatoria dalla legge 107 del 2015, la buona salute. Credo che ci sia tutto quello che era da riferire in questo momento. Grazie davvero, Federico Gelli, grazie per essere stato con noi. Nessuno di noi nasce perché decide di fare una cosa. Tra l'altro lei è un medico neurologo. Io sono, sono il primo neurologo dell'ospedale del Lazio. Beh, il problema fondamentale è che ho iniziato conoscendo Mondolino, o meglio ho iniziato prima di conoscerlo. E il problema fondamentale è che era un modo nuovo per affrontare un problema che io oserei dire era il patrimonio di nessuno. L'alcolologia intesa come problemi legati all'alcolismo erano di nessuno, tutti si occupavano di alcolismo in senso di malattia, ma in realtà non c'era un approccio, c'era un povero disgraziato che aveva un problema di alcol e nessuno capiva come doverlo affrontare, e diventava un alcolista, poi diventava un alcolizzato e poi diventava un cirrotico con tutte le patologie. Il servizio pubblico, allora avevamo un servizio, due parole soltanto, era un servizio di
tossicodipendenza e neurologia all'interno di questo ospedale. Il mio primario disse: siccome tu sei un rompiscatole, ti interessi di alcolologia, cioè nel senso che fai una cosa che nessuno vuole fare. Io e un assistente sociale, quindi ringrazio l'operatore sociale del servizio, perché era un assistente sociale che mi piace ricordare in ogni intervento, non c'è più, Luciana Farone, ci siamo messi in testa di creare quello che abbiamo creato. Era soprattutto una realtà latina e forse una delle prime realtà del Lazio che non c'era. Un servitore pubblico che diventa servitore insegnante all'interno del club. Questo secondo me è stata l'esperienza migliore. Quella di aver conosciuto non una persona malata, ma una persona. Quella di aver conosciuto una persona con altre persone all'interno della famiglia, di aver condiviso con le famiglie. Il problema fondamentale era che noi abbiamo cominciato a condividere le sofferenze delle famiglie. Avevamo 2000 cartelle cliniche di alcolisti fino al 2005. 2000 cartelle di alcolisti significava moltiplicarli per ogni famiglia, e noi avevamo avuto il contratto 10.000 persone. Ora il problema è che indubbiamente perché questa mole di lavoro ha un significato. Noi, allontanandoci da quello che era un servizio, e quindi non riportando dentro il servizio le persone, ma riportandole fuori, siamo riusciti ad entrare come un seme all'interno di questa comunità. E questa è la bellezza di questo approccio, di questo intervento. Io ritengo che al di là di tutte le storie, molto sia legato al concetto di gratuità, al concetto di volontarietà. Io faccio un'altra cosa, sono un primario neurologo adesso, non potrei benissimo starmi tranquillamente per una scrivania e aspettare fra un mese di andare in pensione. Il problema fondamentale è che io continuerò a essere un servitore insegnante, ed ogni settimana faccio parte di un club dove sono servitore insegnante e continuo a essere presente in questo momento, perché l'approccio per le famiglie diventa la cosa fondamentale della mia vita, perché a me ha dato molto. Avevo portato delle immagini, perché, ma non ve le faccio vedere, era soltanto l'immagine del professor Udolin, che nel 1994 fece un corso a Sabaudia e che si rivolgeva alle famiglie, eravamo sotto Natale. Il linguaggio, il modo di approcciare le persone, le trasmettere alle famiglie, la sua umanità era l'elemento fondamentale che permetteva di avvicinare le persone. Da quello dovevamo in qualche modo insegnarci. Da quel momento, e già da prima, ma da quel momento il concetto non era soltanto il concetto dell'io, ma il concetto del me, che colpiva prevalentemente me. Il cambiamento era un cambiamento del servitore insegnante. Io non avevo mai avuto nessun problema con l'alcol, e poi da quel momento ho deciso che la mia vita era senza alcol. E questo è un dato fondamentale, un dato di condivisione, piccolo, ovviamente piccolo, con tutte le altre cose che vedete. Bellissimo intervento. Io adesso vado avanti, però con Adelmo di Salvatore, perché ho bisogno di andare avanti, perché nella vita andando avanti si migliora. Grazie. La questione è molto semplice, vabbè. Si potrebbe guardare da tanti punti di vista. Lo so. Stringi, due sono le posizioni importanti. Una è quella di un grande gruppo di studiosi, scienziati, ricercatori che fanno capo comunque all'area dei medici, degli psichiatri e degli psicologi, che vedono con la parola alcolismo il vero problema. In realtà non è così. Noi non usiamo più la parola alcolismo, usiamo una definizione di questo tipo: problemi legati al consumo delle bevande alcoliche, che non interessano una persona, ma tutta la famiglia, i parenti, gli amici, i conoscenti, i nemici, tutta la comunità di appartenenza, tutta la popolazione in generale, la società in generale. Non solo, ma quando si parla di diagnosi, riconoscimento, dei problemi, non servono i test della lasagna o altro, servono semplicemente il cuore, quello che abbiamo visto qua, è un colloquio breve con alcune domandine, ma non è importante andare a vedere se c'è un problema. Se uno ti chiede aiuto oppure sta male, è chiaro che c'è un problema, ma la diagnosi è facilissima.
Invece che succede da quella parte? Che medici, psichiatri, psicologi cercano in tutti i modi di andare a vedere una persona sfortunata, sfigata. Sì, però lo facciamo pure nella comunicazione questa cosa. Tutti quanti gli altri sono accorti, intelligenti, bevitori, moderati. Quindi la parola abuso oggi non viene più usata neanche dagli psichiatri americani. Però se continuiamo a usare la parola alcol dipendenza, noi l'abbiamo dismessa da tanti anni. Da tanti anni. Allora, il cuore è importante. Cosa ci vuole? Sì. Ci vuole? È stata usata qui la parola amore. E quella è la parola chiave. Il senso della vita, l'amore per la vita e comunicarlo. Come? Non posso dire a un altro di fare una cosa che io non sono capace di fare. Non posso dire a un altro di smettere di bere se io continuo a bere. Non posso continuare a dire a uno di smettere di fumare se io continuo a fumare. E allora Peppino qui l'ha detta chiara la cosa. Lui ha avuto successo come servitore insegnante, come neurologo, come primario, perché lui ha preso un comportamento che andava nella direzione della richiesta che faceva un altro. Quindi il cambiamento personale è la cosa più importante. Nessuno può dire a un altro una cosa che non sa fare. Chi è la persona più forte? Quello che deve smettere o io? Io. E se non smetto io, come fa a fare quell'altro una cosa che non riesco a fare se sono più forte? Fine qua. Ciao. Come si dice questo cognome? Baselice, vero? Ho detto bene. Ah, è un altro psichiatra. Invece adesso andiamo in Campania, andiamo nella mia terra, io sono napoletana di origine. La nostra realtà è una realtà, anche noi abbiamo provato da ormai da un bel po' di anni, abbiamo conosciuto Udolin, a riproporre l'esperienza, i programmi dell'ecologia sociale. Diciamo che oggi siamo in una fase di rigenerazione, non ci portiamo alle spalle certamente il know-how o l'esperienza degli amici di altre regioni, più forti anche dal punto di vista sociale, sanitario, con un welfare molto strutturato, dove c'erano interlocuzioni, c'erano rapporti anche di collaborazione, di partenariato. Noi le nostre collaborazioni ce le stiamo costruendo ancora nella comunità. I programmi nostri nascono dalla comunità, dal territorio, non nascono con un grosso supporto da parte delle istituzioni. Questo non è un merito né un vanto, è la realtà con cui noi dobbiamo fare i conti. Però questo è anche il nostro punto di forza, perché se dopo 20 anni, pur non avendo i numeri di regioni grosse e strutturate, siamo ancora presenti, ma soprattutto stiamo andando avanti, perché come ben si dice, dalle criticità poi si prende lo slancio per l'innovazione, per il rinnovamento. E in questo senso la nostra rigenerazione è che l'ecologia sociale del futuro ci appartiene già, non ci vogliamo entrare. Quello che Udolin prevedeva come una possibilità di approccio valido per tutte le forme di sofferenze umane, lo stiamo mettendo in pratica, nel senso che noi guardiamo la realtà delle famiglie con cui abbiamo a che fare, perché dobbiamo partire dalle persone, non solo da un'idea. Oggi a fianco e insieme ai club che si interessano prevalentemente dei problemi alcol correlati, sono nate e si sono sviluppate nel tempo altre esperienze, sempre mutuate dall'approccio ecologico-sociale, in altri campi della sofferenza. Questi hanno proceduto insieme per un po' di anni, siamo arrivati alla follia di dire è possibile lavorare insieme, nello stesso contesto. Se noi lavoriamo sulla famiglia, non possiamo spacchettare, dividere la famiglia per problemi, ma dobbiamo mettere la famiglia al centro di un programma complessivo dove l'educazione e non la frammentazione, che poi tipico della specializzazione medicalizzata, ha determinato. Quindi oggi, nella stessa realtà, nello stesso play, nella famiglia consideriamo sicuramente il problema d'ingresso, che molte volte è sempre quello alcol correlato, ma ci abbiamo anche quello azzardo correlato, o abbiamo anche altri tipi di problemi che riguardano fasce giovani. Noi abbiamo club giovani, abbiamo club con ragazzi di 21, 25, 30 anni, dove arrivano per i problemi di internet, dove arrivano per i problemi anche, come dire, di rapporto con la rete molto, molto complicato. Ma questo succede nella stessa famiglia molte volte. Allora, se noi abbiamo in passato usato in modo anche mio, per quella dei compartimenti Stein, una logica in cui il problema prevalente è l'alcol, per gli altri problemi poi vediamo o deleghiamo, inviamo, oggi abbiamo sperimentato e funziona che approcciare insieme questi problemi
è possibile farlo, perché mettiamo la famiglia al centro come soggetto competente. Quello di cui si è parlato prima, noi lo stiamo verificando. La famiglia ha questa capacità. Ma lei sta pensando allo sviluppo di reti per il sud, vero e proprio? Noi stiamo lavorando, sì, in effetti quello che di cui volevo dire oggi qui è che questo tipo di rigenerazione delle reti per noi significa anche rilanciare davvero la costruzione in un progetto anche sostenuto da Fondazione Col Sud, che l'ICAT diciamo ha proposto, certo. È quello di ricreare nelle 6 regioni del sud un sistema dove, partendo anche dalle criticità, dalle sofferenze, dai momenti anche di stanca, una rigenerazione, però con questa ottica diversa, con questo paradigma diverso, quello di cui parlavo prima, tant'è vero che il nostro programma in Campania è Campania per l'ecologia sociale. Non parliamo di associazione, noi parliamo di comunità. Per noi la comunità è il territorio, la gente, e sono le famiglie del territorio, ma sono anche le amministrazioni con cui oggi stiamo costruendo delle reti movide ecocompatibili, ecosostenibili, no azzardo, no alcol, no tabacco, sugli stili di vita. Su questo in qualche modo noi usciamo fuori dalla logica degli interventi di tipo sanitario, le reti di fronteggiamento, di riparazione, ma reti promozionali. Complimenti per il lavoro che state facendo, perché è una mentalità diversa, che io conosco, che apprezzo molto. Roberto Panchelli, aiuta adesso, Roberto Panchelli, prego, si accomodi, primario oncologia, invece dalla Campania passiamo a Trento, un servitore insegnante, lavoro territoriale in oncologia, questo è il suo microfono, la sua postazione, l'ascoltiamo, degli organizzativi, anche i vantaggi socio-economici che sono stati prima soltanto accennati, forse lei potrebbe anche portare la nostra attenzione, quello che vuole, l'efficacia, l'efficienza. Quello che voglio. Quello che vuole nei suoi tempi. Io penso una cosa che non è stata detta fino adesso qui dentro. Perché io, responsabile di un servizio pubblico, devo rivolgermi al privato? Forse questo è un po' lo snodo della cosa, e è uno snodo che molti nel pubblico non capiscono. Allora, io penso che sia importante anche qui la nostra esperienza. Noi siamo nati 33 anni fa come servizio di oncologia in Trentino, nell'84, e siamo nati già affiancati ai club, nel senso che le stesse persone hanno fondato sia il pubblico. Io sono primario, come diceva lei, dei servizi di oncologia del Trentino, ma sono anche servitore di club. Tutti i mercoledì sera alle 20:30, da 33 anni a questa parte, anche quando ci sono le partite, vado. Vado al club. Allora, e cosa succede quando va al club? No, quello che volevo dire, noi su questo ci siamo interrogati e abbiamo fatto anche una ricerca longitudinale di 11 anni su 1996 famiglie, e abbiamo visto che su quasi 2000 famiglie il 65% di queste aveva esito positivo sia per quel che riguarda l'astinenza dall'alcol, sia per il miglioramento della qualità della loro vita, solo con la frequenza al club, solo tra virgolette ovviamente. Allora è chiaro che se io, servizio pubblico, posso affidare, certo, a questa entità privata il 65% delle persone che si rivolgono a me, io ho in termini di liberazione di risorse, certo, di tempo da dedicare sia al restante 35%, ma anche a tutto il lavoro di prevenzione, a tutte le altre cose che mi ritrovo a fare, delle risorse enormemente elevate. Questo, ad esempio, per fare un esempio numerico, permette che noi copriamo tutto il territorio della provincia di Trento con 19 operatori. Noi andiamo a guardare bene, e noi vediamo dei CERT che hanno 600 persone, sparo numeri,
con problemi di droga e 200 con problemi di alcol. Allora, il rapporto nella popolazione non è questo. Allora, è chiaro che c'è qualcosa che organizzativamente in quel territorio, in quel servizio pubblico, non funziona. Se noi andiamo ad analizzare bene cos'è che non funziona, dove funzionano bene i servizi, dove esistono delle equip alcoliche, cioè delle equip dedicate ai problemi alcol correlati, e dove esiste del personale totalmente dedicato. Perché non è la stessa cosa occuparsi part-time di alcol e di droga o occuparsi di... Questo credo sia un nodo centrale. Allora, io penso che su questo forse, non so se c'è la dottoressa. No, c'è, non è andata via, anzi dopo avrei sottolineato. Io penso che a livello ministeriale forse delle riflessioni andrebbero aperte, perché su questo avrei mille e una altre cose da dire, ma penso che... Ma io credo che il fatto che la dottoressa Migliore è seduta al suo posto, ci sta ascoltando, significa che c'è un grande interesse di comunque capire e portare con sé la vostra esperienza individuale, che secondo me può diventare un grande arricchimento, perché poi approfondita in modo adeguato diventerà sicuramente uno strumento potente per fare delle cose nuove e anche dei nuovi progetti probabilmente. Grazie, professor Panchieri, per il suo lavoro. Nicoletta Revenati è una psicologa, servitore insegnante, parliamo sempre in questo caso Nord Veneto. Beh, c'è una crescita umana e culturale delle persone che sicuramente è già venuta fuori, abbiamo sentito qualcosa di importante, di potente. Vorrei che lei ci spiegasse qualcosa di più su l'idea della sobrietà, dell'astinenza, perché sono punti importanti anche per un comunicatore. A volte quando diciamo le cose usiamo termini sbagliati, forse siamo sommari, siamo approssimativi, mi aiuti anche in questo. E poi c'è una cosa che mi ha molto colpito, questa spiritualità antropologica, che probabilmente forse mi sfugge proprio come concetto. Prego. Sì, difficile riassumere tutto questo in poche parole, ma ci provo. Premettendo anche che non mi occupo professionalmente di problemi alcol correlati, ma che da 33 anni sono servitore di club, e quello che mi permette oggi di dire qualcosa è proprio questa esperienza, e quello che dall'esperienza delle altre persone ho imparato. Naturalmente tutto questo ha avuto poi un peso importante sulla mia vita personale e anche sulla mia vita professionale, no? È difficile scindere tutte queste parti. Non c'è dubbio. Ecco, parlare di sobrietà e di astinenza significa parlare anche qui, come già più volte emerso stamattina, di un percorso fatto dalla singola persona, fatto da tutto il sistema dei club, e fatto in fase ancora forse un po' meno, un po' più arretrata, da tutta la nostra comunità, no? Parlava dell'importanza della comunicazione, di usare i termini corretti. Udolin diceva sempre che astenersi significa privarsi di qualcosa, significa fare un grande sforzo, significa dire non posso, non devo. Proprio perché le parole, le sottolineava prima, sono importanti, e si potrebbe sintetizzare proprio questo percorso attraverso il passaggio dal non posso, non devo, al non voglio, non mi interessa, perché ho scoperto tante altre cose più importanti per la mia vita. E questo non è solo legato all'uso delle bevande alcoliche, è legato proprio, come è già stato più volte ripetuto, un po' proprio a tutta la propria vita, agli stili di vita, ai comportamenti, ai valori. È un percorso umano, personale, che ogni persona può fare, non l'alcolista cosiddetto, come si usava a definire, non la persona che ha sviluppato una sofferenza
spirituale a causa dell'alcol o insieme all'uso dell'alcol, eccetera, eccetera, ma è rivolto a tutti noi, a tutte le persone. E qui forse entra un po' anche il discorso della spiritualità, no? Che Udolin ci teneva a sottolineare col termine, con l'aggettivo antropologica, proprio perché non si facesse confusione in un paese prevalenza cattolica come il nostro, dove la religione ha un peso importante anche nella cultura, proprio perché non si facesse confusione tra una spiritualità religiosa, una fede, eccetera, e quello che lui voleva dire. Sottolineava sempre questo in modo pesante e amava anche definire la spiritualità antropologica come la cultura umana esistente. Per me non è stato facile capire il senso di questa cosa e ancora ci stiamo tutti lavorando attraverso il congresso di Assisi che Marco Orsega ha citato nella sua relazione, no? Un momento, un incontro che da 25 anni le famiglie fanno nella città di Assisi proprio per approfondire questo tema della spiritualità antropologica, non tanto e non solo come dimensione della propria vita, ma anche come ricaduta che questo ha nella nostra azione, nel nostro essere, nel nostro agire. E proprio quest'anno, in modo particolare, questa ricaduta è stata molto sottolineata, molto discussa da Assisi qualche settimana fa, proprio con l'importanza anche di andare oltre l'esperienza, oltre il passato, per sognare un po', no? Per essere un po' visionari, come anche questo è già stato detto, e per poter pensare ad un futuro di giustizia sociale, no? Non solo rispetto ai grandi temi, la pace e la guerra, ma anche rispetto alle opportunità che una comunità offre alle persone che chiedono aiuto, alle persone che hanno un bisogno, alle persone che si trovano in un momento di difficoltà della loro vita. Anche questa è giustizia sociale. Grazie davvero Valentina Capussi. Allora, adesso mi aiuti un altro gastroenterologo. Va bene, io adesso, lei è di Fiorentino, dell'ospedale Careggio, quindi servitore e insegnante a Arca Toscana, leggo. Quello che mi interessava un po' del dibattito è, secondo me, come dire, credo che ciascuno di noi si deve prendere un impegno civico e politico, è questo che io vorrei stimolare anche all'interno di questo movimento, perché se noi rimaniamo legati a quello che è l'origine, il peccato, come dire, originale, che è il discorso che ho sentito dire più spesso della dipendenza da alcol, non andiamo da nessuna parte, assolutamente. Vedete, credo che, come dire, noi poi, l'umanità è cresciuta e è andata oltre il peccato originale, e così dobbiamo fare anche noi, e come anche io nasco come gastroenterologo, nasco poi divento alcolico, come volete, sono responsabile di un servizio in Toscana, responsabile anche di alcune politiche della mia regione, ma, come dire, io oggi non sono più nemmeno gastroenterologo, non sono più alcolico, sono oltre, e so che c'è, in base alla mia cultura, un impegno civico al quale io non posso veramente, se ho fatto un processo, come dire, di responsabilizzazione politica intesa di polis, di visione di una comunità, io non posso, come dire, rimanere fermo, immobile su quelle che sono le mie prestazioni, che possono essere sanitarie, certo, eccetera. Devo andare oltre. E allora incominciamo a prendere alcune cose. Io, voi sapete che all'interno di questo movimento e anche fuori sto lottando tantissimo perché noi si sviluppi delle capacità di advocacy. Io ringrazio Gelli per la disponibilità, però so che anche Gelli è il politico, e questo ce lo insegnano anche le politiche a livello europeo, poi davanti a una richiesta economica, se non è controbilanciata dall'altra parte da una richiesta potente della società, le cose sballano.
E faccio un esempio. È vero che il Ministero dell'Istruzione e ci preoccupiamo delle scuole, però guardate che voi dovete, noi tutti dobbiamo essere orgogliosi, perché con la spesa che noi abbiamo, con l'acquisto delle bevande alcoliche, noi stiamo garantendo il finanziamento del Ministero della Pubblica Istruzione, perché ci sono delle accise sull'alcol che vanno lì. Allora, quando io vado in una scuola a parlare con gli studenti del liceo, a Firenze, mi hanno detto: scusi, visto che lei è esperto, ma che ne pensa lei del fatto che noi siamo finanziati tramite la vendita degli alcolici, quando lei ci viene a dire che dobbiamo stare attenti, anzi, vedi, ci autofinanziamo, compriamo più alcolici, no? Facciamo le cose e ci autofinanziamo. Allora vedete che quando si parla anche di famiglia, io vengo da una tradizione familiare, sia che sono fiorentino perché lavoro a Firenze, ma sono laziale, maremmano, nemmeno laziale perché a Maremma è la Maremma e non si tocca né tra Lazio e Toscana, e la famiglia era allargata, mio bisnonno aveva i famigli. Vengo dal Friuli, mio padre, famiglia allargata, famiglie numerose. Ma guardate, la famiglia di oggi è uguale a quella di ieri. Sono cambiati i tempi, sono cambiate le difficoltà. De Amicis andava nelle scuole nel 1870 a dire ai ragazzi: attenzione, non bevete. Allora, c'è qualcosa che non torna. Se in quegli anni De Amicis andava nelle scuole, e le famiglie di quel tempo, si dice, avevano i valori, avevano tante cose, eccetera, eccetera, e come mai oggi? E come mai ci andava? Ed erano famiglie bene, erano ragazzi bene quelli che stavano in quelle scuole. Allora dobbiamo recuperare la storia anche, perché la storia è importante del movimento alcolologico, ma non solo quello dell'alcol, anche del tabacco. Guardate, nel 1913 Giolitti deliberò una legge, va bene, sull'alcol, in cui ci sono cose condivisibili, lei si meraviglierebbe, troverebbe ad esempio che le vendite di alcol non devono essere in prossimità delle scuole, prossimità delle scuole, termine modernissimo, prossimità delle scuole, non ci devono essere bevande alcoliche durante le feste per i giovani, quello che tutti i comuni dicono di fare con le carte etiche, eccetera, eccetera. E tante altre, non devono essere pagati gli operai nelle bettole. Interessante, perché venivano pagati nelle bettole e ne devono essere pagati in natura con bevande alcoliche. Allora, 1913, allora noi dobbiamo fare, questo secondo me deve essere l'insegnamento della storia, ci dice, se in 100 anni non siamo riusciti a modificare l'aspetto politico dell'azione politica sull'alcol, dobbiamo domandarci perché. E guardate, la risposta, guardate, se c'è un Rochat, un medico che ha fatto una tesi, in cui poi Emanuele lo farò vedere, lui ha scritto 10 punti che sono pari pari i punti che l'OMS nel 2000 ha scritto, pari, tradotti con il linguaggio giustamente del Novecento. Allora, come mai queste cose non siamo riusciti a trasferirle in azioni politiche? Allora, la nostra responsabilità civica, secondo me, è questa. Dobbiamo lottare per introdurre anche delle piccole norme, ma che mantengano nel tempo quella visione di promozione della salute e della prevenzione. Proposte concrete. Che l'università, a livello nazionale, approvi che nei luoghi dell'università, in tutto il territorio dell'università, non si possono commercializzare né assumere bevande alcoliche né si può fumare. Siete qualcuno di voi contrario a questo? Stiamo parlando di giovani, mi sembra lecito che, non so, finita la lezione di medicina, gli studenti di medicina non si mettano fuori a fumare, o gli psicologi o tutte le altre figure. Bene, la facoltà può fare questo. Io personale tutor in questa impresa, quindi mi ha aiutato, mi ha cercato di erudire, mi ha spiegato tutto, perché insomma io avevo il pudore di non essere all'altezza, perché tante cose non le conoscevo di voi. Ho chiesto a Flaviana di aiutarmi e devo dire mi ha dato tutti gli strumenti possibili, ho fatto quello che potevo,
Adesso anche chiudi troppo, tu per camminare insieme, che cosa bisogna fare? Sì, dal 1984 il sistema dei club ha una rivista che esce quattro volte all'anno ed è un esempio di comunicazione più unico che raro, io penso, perché è completamente autofinanziata, non abbiamo mai chiesto soldi a nessuno, anche se per caso dovesse arrivare un aiuto non sarebbe sgradito naturalmente. Abbiamo passato momenti molto critici ed è uno strumento che ha sempre continuato e il suo obiettivo è cercare di mettere in rete le famiglie, le persone che raccontano la loro esperienza. C'è una sezione dedicata a chi racconta la sua esperienza, che è sempre molto gradita. Ti posso chiedere di fare una piccola digressione nel prossimo numero? Perché non riassumi questa giornata? Naturalmente questo è il mio nel dovere. Senso che se tu pubblicassi quella bellissima lettera di quella ragazza così attenta e così di cuore e poi tutte le varie piccole sintesi di quello che è emerso da questa giornata, resta, abbiamo registrato tutto, è una bella memoria. Perché ci sono state le cose di alto profilo, delle buone opportunità, l'autoressa migliore è ancora qui e stiamo per chiudere, e non è poco, secondo me, scusate, un applauso a lei. Io in genere il politico, la persona, il resto scappa e l'abbiamo visto anche oggi, però in realtà c'erano delle situazioni imprevedibili, insomma, che sono accadute. Però trovo che sia stata una grande opportunità, perché per me il grande significato del dialogo continua ad essere il motore, diciamo, da cui parte tutto, il dialogo, il confronto, le posizioni diverse, gli errori, anche magari le discussioni, sono tutte virtuose, serve tutto e aiuta a diventare consapevoli del vostro bene, perché adesso io mi permetto di dire che questo è un vostro bene, avete una piccola comunità, voglio dire, che è rappresentativa di qualcosa di estremamente virtuoso, perché si mette in gioco con dopo un problema, è inevitabile che questo accada perché c'è una necessità, però questa necessità fa nascere delle cose nuove, secondo me, fa nascere un'attenzione per l'altro più autentica, un rispetto, tutte parole che ha detto lui, tutte le parole che ha portato lui nel suo discorso, il nostro vicepresidente, che ha tirato fuori tutta una serie di osservazioni, di frasi, di parole che probabilmente l'hanno portato da persona che ha vissuto il problema a persona che riesce ad avere quella sensibilità alta per comprendere i problemi degli altri. Questa cosa meravigliosa che ho ascoltato questa mattina la porterò sicuramente con me. Così il tuo prezioso lavoro e tutto quello che verrà. Così è il cuore del nostro lavoro, partire dall'alcol, ma in realtà per dare la possibilità agli uomini e alle donne di tirare fuori quello che hanno già. Grazie, grazie davvero anche per quello che hai fatto per me. La salute ci ha fatto per venire una lettera e quindi che noi leggiamo a chiusura del nostro incontro. Presidente, sentiamo. Per non dare il messaggio del Ministro della Salute, l'onorevole Beatrice Lorenzin. Gentile Presidente, la ringrazio per il cortese invito a partecipare al convegno Vladimir Udulin, comprenderne le idee e promuovere la prassi 1996-2016, storia, attualità e futuro del pensiero di Vladimir Udulin a 20 anni dalla scomparsa. Mi avrebbe fatto molto piacere poter intervenire e condividere con voi la celebrazione di tale importante anniversario. Purtroppo concomitanti impegni istituzionali non consentiranno la mia presenza. L'occasione mi è comunque gradita per esprimere tutta la mia ammirazione per il professor Udulin, che partendo dall'esperienza della cura psichiatrica tradizionale dell'alcolismo e degli altri problemi alcol correlati, introdusse i principi della terapia familiare sistemica e successivamente la filosofia e le metodologie della comunità terapeutica, portando alla nascita dei club alcolici territoriali. Sono certa che l'evento rappresenterà una proficua opportunità di incontro e riflessione sul tema. Pertanto, nel ringraziarla ancora per il gentile invito, formulo i migliori auguri di buon lavoro e colgo l'occasione per inviare i cordiali saluti che le prego di estendere a tutti gli intervenuti.
Beatrice Lorenzini di Francia. Grazie. La parola del ministro, in realtà chiudiamo anche presidente questa lunga mattinata. Sì, credo che il nostro obiettivo di questo convegno era appunto quello, sì, di, quando parliamo delle persone, delle famiglie, eccetera, tutti abbiamo delle buone parole in cui tutto ci sembra bello ed utile, no? In realtà poi renderlo pratico e valorizzare questa grossa ricchezza, anche il patrimonio che abbiamo sul territorio di risorse come sono i CLEP, diventa molto più difficile. Allora io credo che il senso di questo convegno era proprio quello, creare quelle alleanze con la cooperazione, che ci possa permettere di valorizzare anche in quello che abbiamo sentito tutte le enormi potenzialità che ha questo sistema di svilupparsi. Oggi ci sono 2000 CLEP circa in Italia, certamente i numeri ci dicono che dovrebbero essere 8000, 10000 per rappresentare, diremmo, una risposta anche a tutti i bisogni, ai nuovi bisogni della comunità sociale, no? Dove tante cose si interconnettono anche negli stili di vita e complessivi. E credo che questo convegno aveva quell'obiettivo, no? Il principale. Questo è l'inizio di un percorso che vogliamo fare insieme, che comunque abbiamo trovato anche il supporto del Ministero su questo, farlo già qui è già importante, no? E credo che vada anche questa valenza scientifica del nostro sistema valorizzata anche con un processo di ricerca e monitoraggio che deve essere costante e accreditato con un'agenzia, diremmo, anche pubblica di importante come può essere l'Istituto Superiore di Sanità, proprio per darci anche questa valenza, perché sì, noi siamo tanto bravi, buoni e belli, però alla fine se non diamo, ecco, concretezza di accreditamento rispetto a quello che facciamo, restiamo lì. I CLEP sono una comunità importante, che è una comunità intanto competente ed educante, quindi credo che questo sia il senso, no? Valorizziamola. La chiusura migliore è andare avanti, l'ha detto Udolina, dobbiamo continuare a lavorare e dobbiamo continuare a ringraziare di essere così numerosi a quanto pare e di essere anche così affidabili. Grazie davvero. Grazie.